pronto al Giovanni Mancuso di Pacheco per questo big match della decima giornata del girone A di eccellenza. Il gioco, il dattilo, anzi è dedicata. Vantaggio dell'Ellicata con Rizzo, colpo al volo sul cross dalla sinistra di Convinto. Arriva il vantaggio dell'Ellicata con un gol su azione. Il tocco da parte di Cannavò sulla destra per Rizzo, ancora il pallone per Cannavò, la finta, poi testa, palla di Romanelli, dell'Ellicata con Cannavò, c'era anche il giocatore del Dattilo a terra, proteste da parte dei giocatori del Dattilo Noir, c'era un giocatore del Dattilo a terra, l'Ellicata però è andato al raddoppio. Fallo laterale per il Dattilo Noir, Paladino, il pallone in avanti, Secan, arriva Bono, il tiro, la rete! Volo chirurgico, potentissimo, e il Dattilo lo riapre con Vito Bono, che gol di Vito Bono! Con il mancino ha trafitto al volo il portiere dell'Ellicata Valenti, che non se l'aspettava minimamente. Il sinistro di Bono si è insaccato all'incrocio dei pali. 3-2, ancora Fina, rientra sul sinistro, può metterla in mezzo. Bono, il sinistro fuori da... Niente! Sembrava dentro, sembrava il pareggio. Poteva essere il gol del pareggio. Che illusione ottica, che peccato. Il Dattilo qui merita... C'è lo scadere del primo tempo, 44esimo. Parte Convinto, palla deviata e finisce in rete, il classico gol dell'ex, deviazione determinante certo, ma il gol è da attribuire a Roberto Convinto, non ci voleva questa per il Dattilo Noir, il gol dell'ex, il gol di Roberto Convinto. Iniziato il secondo tempo, Dattilo che ha anche concluso in 10 il primo tempo per il l'espulsione per doppia ammunizione del giocatore Antonio Iannazzo. Avanza adesso l'Ellicata con Convinto, solite finte, mette il pallone in mezzo sul secondo palo Rizzo, 4-1 dell'Ellicata, in gol ancora Rizzo, ma come sempre l'azione è partita dal inarrestabile Roberto Convinto sulla fascia di sinistra, un dribbling, poi un altro, poi il cross in mezzo sul secondo palo, Rizzo doveva solo spingere il pallone in rete. E quando siamo quindi al avanti con testa, palla sulla destra per il numero 2 Battimili, prova il cross sventagliato in mezzo, Convinto, arriva il gol, arriva il quinto gol dell'Ellicata, stavolta segno Cannavò. Adesso è una debacle, il Dattilo non c'è più, Convinto ha rimesso in mezzo il pallone che sembrava addirittura al di là della linea di fondo, e poi il tap-in da pochi passi a porta vuota di Cannavò per il 5-1 dell'Ellicata. Il punto di battuta c'è anche Compagno, fatto proprio con il destro, la parata in due tempi. Il colpo di testa da parte del numero 14 Corso, e arriva anche il 6-1 dell'Ellicata. E il problema è che siamo soltanto al 18esimo minuto nel corso del secondo tempo. Il cross sul, dalla sinistra verso il centro, è arrivato il colpo di testa in solitaria da parte del numero 14 Corso, 6-1 dell'Ellicata. Qui Matera, bellissimo gol di Federico Matera,
sul cross dalla destra di Compagno, accorcia quantomeno le distanze ancora Federico Matera, il dattilo noir, cross dalla destra di Compagno, al volo Federico Matera quasi con una semisforbiciata è riuscito a non lasciare scampo a Valenti, come dicevamo, di Compagno. Dattilo noir 2, Licata a 6. In avanti ancora gli ospiti non paghi, siamo sul risultato di 2-6. Prova ad avanzare Corso, il triangolo, palla che arriva in qualche modo a Corso, ancora esce Tosto e poi Corso la mette dentro. Ci aveva provato in tutti i modi Tosto a neutralizzare questo tentativo, adesso è davvero una disfatta per il dattilo noir. Dattilo noir 2, Licata 7. Tiro! Federico Matera, doppietta per Federico Matera dal limite dell'area di rigore. Matera, Federico Matera l'ha messa dentro. Grandissimo gol ad accorciare quantomeno le distanze, a rendere meno amaro il risultato quando siamo al 46esimo.